Eccoci ancora insieme, abbiamo Mattia Donadel, presidente di Opzione Zero, per continuare a parlare di grandi opere, per tornare a quelle che sono anche le origini di questo comitato, cioè al progetto della Romea Commerciale che adesso è rientrato, diciamo così, tra i vostri principali obiettivi. Cosa sta succedendo? Purtroppo è tornato tra i nostri obiettivi perché a novembre scorso è stato approvato il progetto preliminare dal CIPE. E quindi nel giro di pochi mesi si potrebbe arrivare alla gara europea per l'assegnazione del progetto definitivo e poi per la gara, per i lavori. Quindi, insomma, Perché siete contrari a quest'opera? ma per due ordini di ragioni, in primo luogo, intanto per l'impatto ambientale che ha quest'opera che attraversa mezza Italia, insomma parliamo di 400 km di nuova autostrada che serve un doppione dell'autosole, della A1, e che nel tratto Ravenna-Mestre sarebbe proprio totalmente nuova, nel senso sarebbe un affiancamento all'attuale statale 309. E, oltre a questo c'è il problema che questo tipo di infrastruttura non serve, non è sostenibile neanche economicamente, perché quello di cui c'è bisogno in questo momento è la messa in sicurezza della statale. Però la statale ha un flusso di traffico che comunque è basso, che se ne dica, perché parliamo di circa 17.000 veicoli al giorno. Che attraversa però centri abitati con morti, cioè, sappiamo che la Sì. Romea non è proprio una strada su cui dovrebbero transitare orde di camion come accade. Il problema è appunto questo, che di questi 17.000 veicoli, che è un ordine di grandezza per capirci di una provinciale, nel senso in un'autostrada viaggiano 60, 80, 100.000 veicoli al giorno, non 20.000 insomma, però il problema è che una parte di questi veicoli sono TIR. Questi TIR risalgono questa dorsale perché non pagano il pedaggio, quindi siamo al discorso di prima. Quindi anche se noi gli facciamo un'autostrada a fianco, ma non la statale, continueranno a fare la statale. Quello che noi diciamo è che nell'immediato bisognerebbe deviare questi TIR, obbligandoli, incentivandoli ad andare comunque nell'autostrada A13, da Padova a Bologna, che è già lì disponibile, insomma, e eventualmente potenziarla. E poi nel medio-lungo periodo lavorare invece sul potenziamento della ferrovia e del trasporto fluvio-marittimo. Ecco, il vostro comitato, come si sta muovendo e chi è riuscito ad agganciare, diciamo così, intorno a sé? Ma noi abbiamo fatto un grosso lavoro, siamo partiti nel 2002, abbiamo costruito proprio, anche grazie al nostro contributo, è stata costruita questa rete nazionale che si chiama Stop Orte Mestre, alla quale aderiscono anche associazioni del calibro del WWF, della Lega Ambiente, di Italia Nostra, ma anche moltissime realtà locali, altri comitati che noi abbiamo incontrato a dicembre, siamo scesi in bicicletta fino a Orte per incontrare le comunità, insomma, abbiamo scoperto che se ne dica, nei territori c'è molta preoccupazione per questa nuova Come opera. pensate di opporvi al progetto che appunto ormai è già in dirittura d'arrivo? Ma allora, intanto ci stiamo predisponendo per fare i ricorsi, non appena esce la delibera di approvazione del progetto preliminare, e poi un grossissimo lavoro da fare è quello di informare bene la cittadinanza. Nei vari comuni, che sono 48 comuni attraversati, per spiegare che cosa succede quando si fa un'opera di questo tipo, e quindi il tentativo è quello di smuovere appunto le popolazioni e portarli a una mobilitazione forte. Secondo voi i punti più critici quali sono? Ma i punti più critici, uno sicuramente la riviera del Brenta, non perché è casa nostra, ma perché effettivamente è una delle zone di pregio attraversate. Scendendo a sud, vabbè, abbiamo tutto il delta del Po. Si vede anche qui nella mappa famosa. Sì. Il delta del Po, le valli del Mezzano, quindi a fianco delle valli del Comacchio, e poi dopo scendendo, diciamo nel tratto della E45 che sarebbe riqualificata, lì abbiamo tutta una serie di valli appenniniche molto, molto importanti, insomma, per cui la Valle del Tevere, le foreste casentinesi. Quindi gli impatti comunque non si contano, anche da un punto di vista dell'aumento del rischio idrogeologico. Avete avuto contatti con i sindaci di questi territori? Sì, allora noi abbiamo avuto contatti con i sindaci della Riviera in particolare, che incredibilmente stanno cambiando posizione. Adesso Mira è il primo comune ad aver preso posizione nettamente contraria all'autostrada, però anche gli altri comuni, anche i sindaci di Campagnalupi, di Dolo, di Camponogale si stanno schierando dalla nostra parte. Scendendo a sud ne abbiamo trovati altri che sono comunque, vedono di buon occhio le nostre argomentazioni. Potrebbe essere una sponda utile. Quindi in programma ci sono anche delle manifestazioni prossimamente o no? Sì, sicuramente stiamo lavorando a una mobilitazione di carattere nazionale, quindi una manifestazione, come dire, diffusa sul territorio lungo tutto il tracciato.
e questo sarà nei prossimi mesi. E quanti siete? Noi come comitato abbiamo una quarantina di attivisti, però abbiamo una mailing list molto larga, insomma abbiamo circa un migliaio di persone come seguito. Poi dopo ovviamente le associazioni di carattere nazionale e gli altri comitati non sappiamo quantificare, ma insomma penso diverse migliaia di persone sono dalla nostra parte sicuramente. Si tratta adesso di estendere il consenso, ma noi abbiamo visto lavorando in tutti questi anni che spiegando bene, sensibilizzando e anche vincendo quel senso di sfiducia che spesso, di cui spesso le persone sono preda, insomma si riesce anche a invertire la rotta. Ecco, quando si parla di comitati che si oppongono a delle grandi opere, viene da pensare che ci si oppone un po' allo sviluppo, alla riorganizzazione di un territorio che, abbiamo detto anche prima, comunque ha bisogno di essere sistemato dal punto di vista delle infrastrutture. A questa critica come rispondete? Ma noi pensiamo che questo modello di sviluppo non sia sviluppo ma sia distruzione del territorio. Il fatto che andiamo sotto acqua in 2x3, voglio dire, lo dimostra, ma poi tutto il discorso sull'inquinamento eccetera. Il problema è che il gap infrastrutturale di cui si parla non riguarda certamente le strade, ma riguarda altro tipo di infrastrutture: le infrastrutture per la difesa del territorio, le infrastrutture ferroviarie, le infrastrutture marittime, le telecomunicazioni. Queste sono le infrastrutture di cui abbiamo bisogno per progredire davvero, insomma. Invece le infrastrutture stradali in particolare e il cemento sono una bella filiera per la corruzione, per il malaffare, ma non portano sviluppo e neanche lavoro. Prima di chiudere questa piccola parte, vorrei mostrare un altro video a cui avete dato il vostro contributo assieme ai Dollywood. Riguarda anche in questo caso un traffico di autostrade e di caselli. Si chiama Un casello di ordinaria follia. Vediamo. Robe da matti, il casello del dove sarà? Ma che caso si trio combinare adesso sti qua? Ehi, non si passa da qua! Non te vedi che siamo drio a lavorare? Cosa si drio a fare? L'innestro di Aromea commerciale! L'innestro di Aromea? Non ho idea a fare la barriera di Milamona. Beh, non te che al caseo deve trego! Sappia là la tua strada! Ah, trego va che ti! Una volta costava 70 centesimi, adesso 2,90 euro. Andata e ritorno ogni giorno, 650 euro al mese! Ora? Un lavoro mio al Parlamento, mia! Cosa credito? Ma va, ve trego! Non va, ve trego! Faccio fatica a finire il mese! E finisce questa lagna! Ascolta, con chi voglio parlare qua per farmi capire? Ah? Vabbè, ma stiamo a sentire! Mi fa un sconto per i pendolari! E quanto sei che sarebbe? Sto sconto ai pendolari? Sì, ma sta tranquillo! Con sconto ai pendolari paga 2 euro! 2 euro? Occhio che si è sbregato il culo! Ok, mi ha dato mina, ma arrivederci al casello del dove. Con questo? Oh no, no, tu sì, via, sei uno che vuoi arrivederci al casello del dove. Ecco, il video finisce con questo simbolo di un euro può bastare. È sufficiente, non 2 euro anche con sconto pendolari. Un euro è sufficiente soprattutto se si considera che per fare il passante hanno usato soldi pubblici. Quello che dovrebbero fare la CAV e la Regione è portare la barriera di Mestre al vecchio casello di Dolo come era negli accordi e liberalizzare davvero il tratto, visto anche che si parla di città metropolitana, che queste infrastrutture siano a disposizione del territorio e degli abitanti. Grazie, non col bazooka magari, però effettivamente magari accordandosi perché questo accada. Grazie. Grazie a Mattia Donadel di essere stato con noi questa mattina e noi tra poco continuiamo la puntata parlando del settore zootecnico, un settore che sta attraversando una crisi ma che all'orizzonte vede anche alcune buone opportunità. Tra poco.